collegamento dal Palaterme di Montecatini. Amici di Calcio 5 Live, buon pomeriggio e benvenuti a Lazio Lollo Caffè Napoli. Benvenuti alla finale scudetto per la categoria giovanissimi. Fischietti in bocca per il primo arbitro e si comincia il primo possesso Lazio. E poi palla che finisce a Minervino che fa viaggiare subito Capponi, le finte di Capponi, prova ad ubriacare Mentassi, Capponi! Doppio passo e tiro per il numero 10, capitano della compagine bianco-celeste, Lazio in vantaggio. 1-0 al Palaterme. Natale, Aca, Natale, poi Cinti, per Aca che non se l'aspettava questo passaggio di ritorno. Allora Amirante, avanza ancora Amirante sul primo palo, beffa Minervino e sigla l'1-1 della Lollo Caffè Napoli al 5.36 dall'intervallo. Amirante, Amirante, Pietro Paolo, attenzione a Capponi, a tu per tu con De Gennaro. Capponi fa doppiette, riporta in vantaggio la Lazio a 38 secondi dall'intervallo. Fischietto in bocca per il direttore di gara. Si comincia con la ripresa. Anticipo secco di Polverini che scarica il sinistro! Polverini a 1 e 0-3 dal termine, probabilmente chiude la pratica. Lazio adesso che si porta sul doppio vantaggio. Lazio che adesso vede l'obiettivo, vede lo scudetto all'orizzonte. Parte Acchioni, momento decisivo del match. Acchioni realizza il 4-1 e adesso la Lazio mette le mani sullo scudetto. Mentassi con il sinistro respinge Minervino che poi vede la porta vuota e insacca per il 5-1 che fa esplodere il settore biancoceleste, tutta la panchina a sovrastare Minervino che trova la gioia del gol in una finale scudetto. Tanto di cappello per Minervino. E uno. Arriva il suono della sirena che ufficializza la vittoria della Lazio. La Lazio è campione d'Italia. Per la prima volta della sua storia la SS Lazio mette le mani sullo scudetto. Una gioia immensa in questo momento pervade i giocatori biancocelesti. In compagnia di Claudio Giuliani al termine di questa bellissima finale scudetto. Claudio, non è un sogno, è realtà, siete campioni d'Italia. Quali sono le sensazioni a caldo che ti vengono in mente? Ma sono due anni che prepariamo sta partita. C'erano nel gruppo tanti ragazzi 2002 che avevano già fatto il campionato l'anno scorso. Eravamo usciti con la squadra che poi ha vinto il titolo e quest'anno penso che ci siamo presi una bella rivincita perché abbiamo vinto lo scudetto senza mai perdere, quindi che dire, cioè fare solo i complimenti ai ragazzi che sono stati fantastici dal primo giorno e ci hanno messo tutto quello che avevano anche quando nei momenti più duri, quando potevamo anche sbagliare qualcosa, sono stati perfetti, li ringrazierò per sempre con tutto il cuore. Perfetto Claudio, allora complimenti per questo successo e in bocca al lupo insomma per il futuro. Crevi, grazie mille. Ciao.
Thank you.